Salve, io sono Andrea De Innocenti, sono un giornalista di Italia che Cambia, per cui curo la rassegna stampa quotidiana Io non mi rassegno, e scrittore, e sono qui assieme al mio collega Daniel. Ciao, io sono Daniel Tarozzi, anch'io giornalista di ItaliaCambia.org. Che cos'è Italia che Cambia? Italia che Cambia è un progetto che dal 2012 cerca di raccontare, mappare e mettere in rete quel pezzo di paese che di fronte ai problemi si attiva per cambiare le cose, si assume la responsabilità, la consapevolezza della propria vita e non aspetta che qualcun altro lo faccia al suo posto. È nato da un viaggio in giro per il paese di circa un anno, dove abbiamo raccolto esperienze straordinarie di cambiamento, e da lì è nato questo gruppo di giornalisti, di cui io e Andrea siamo tra i fondatori del progetto, ma insomma è un gruppo molto ampio ormai. E che racconta ogni giorno quest'Italia che cambia, no? Quindi video, articoli, c'è una mappa che racchiude tutte le esperienze. E tutto ciò è mosso da una ricerca precisa basata su determinati criteri, no? Che poi a un certo punto, insomma, che è successo, Andrea? Perché abbiamo scritto questo libro? È successo che a un certo punto ci siamo accorti che avevamo visioni abbastanza diverse di quelle che sono i valori, del fatto che esistesse o meno il bene e il male, che esistessero i valori, soprattutto che al di là che esistessero, che fossero degli strumenti utili all'interno di un cambiamento sociale, quel tipo di cambiamento sociale che raccontavamo e che in qualche modo promuovevamo anche come Italia che cambia. E ci siamo accorti di avere queste visioni contrastanti, e per fortuna, visto che appunto siamo appassionati anche di permacultura, e come tu dici spesso, uno dei motti della permacultura è nel problema la soluzione, abbiamo sfruttato questa differenza di opinioni e di visioni per farci un libro invece che per scannarci o fare cose meno simpatiche. Sì, però, Prego, Daniel. esatto, quello che oggi vogliamo svelarvi, è qualcosa che nel libro non c'è, nel senso il libro inizia con il racconto dell'episodio che ha fatto nascere proprio quella narrazione, no? Che è a Berlino, dove io, Andrea e un altro nostro collega, Luca, discutevamo su una serie di cose. Ma c'è un prequel che qui per la prima volta verrà rivelato a voi in anteprima mondiale. Qual è il prequel? Il prequel è che davvero, come dice la quarta di copertina, è quello che aveva portato a mettere in crisi l'esistenza stessa del progetto Italia che Cambia, di tutto il nostro lavoro, e che un bel giorno, ormai adesso non ricordo più l'anno, ma insomma, parecchi anni fa, 5 anni fa tipo, ci trovavamo con Andrea e tutto il gruppo di Italia che Cambia in una nostra assemblea. Noi ci troviamo ogni 3 mesi, eravamo a Roma, alla città dell'altra economia, e ci confrontavamo sull'ordine del giorno, 8.000 punti da decidere, linea editoriale, problemi economici, come mantenere il progetto, così insomma alle 6 di sera eravamo distrutti, stavamo anche discutendo tra noi, e a un certo punto Andrea, totalmente fuori contesto, dice: scusate, io devo dire una cosa. Dice: che c'è, Andrea? Io e Andrea in quell'epoca eravamo anche quelli che giravano di più, Andrea era il nostro presidente, quindi era una delle persone che più rappresentava il progetto in assoluto. Andrea se ne esce con questa cosa: ma io in fondo non lo so se i valori servano. Secondo me sono un problema, c'è cioè qualcosa che divide, qualcosa. Aspetta un attimo, in che senso? Scusa. No, perché è chiaro che noi abbiamo sempre detto non vogliamo i valori dogmatici, religiosi, perché non per criticare le religioni, ma intendo, cioè, qualcosa che divide. Infatti, li abbiamo chiamati 7 sentieri, c'era un approccio. Però, di fatto, la nostra mappa, se tu costruisci una mappa dove raccogli e valorizzi determinati progetti, lo fai secondo certi requisiti. Quindi, se ce li hai, bene, ti mappo, se no, non ce li hai. E tutto questo veniva meno forse anche un po' il senso del nostro lavoro, no? Perché Andrea di suo ci diceva: ma giusto o sbagliato? Cosa vuol dire giusto qualcosa? Cosa è bene e male? Appunto, giusto o sbagliato? Insomma, crisi tremenda, davvero, che a parte gli scherzi, è stato un momento difficilissimo, non a livello di amicizia, anche se ovviamente su questo giochiamo, ma a livello però di progetto, davvero è stato. E lì ci siamo detti: io ho pensato, questo se ne va. Ci siamo detti: davvero, trasformiamo questo problema in una soluzione, come diceva Andrea, e abbiamo deciso di indagare su tutto. Però prima, appunto, rimanendo sul prequel, su cosa è avvenuto quel giorno, Andrea, cosa cacchio ci avevi per la testa? Raccontaci cosa pensavi in quel momento. Allora, la risposta breve è non mi ricordo esattamente, nel senso che mi ricordo molto bene la situazione, eravamo alla città dell'altra economia, era anche un'assemblea abbastanza già animata di per sé, nel senso, quindi ce n'era già molta di carne a fuoco,
Io ricordo che è stato, io venivo da un periodo in cui era nata, era cresciuta in me un po' questa sorta di consapevolezza, cioè mi ero reso conto che in tanti casi i valori rappresentavano un ostacolo al cambiamento, appunto tendevano magari i valori troppo forti a dividere le persone in gruppi, e quindi era un periodo in cui mi stavo interrogando tanto su questi temi che lavoravano molto dentro di me, e mi ricordo che in quel momento, non so esattamente perché, non ricordo neanche quale fu il grilletto che fece scattare questa cosa, però mi sembrò la cosa più naturale del mondo da dire in quel contesto, mandando nel caos, appunto, mi viene da ridere perché effettivamente raccontata così è abbastanza paradossale, ma era paradossale ma anche drammatica, appunto, nel senso che poi stavo dicendo, senza neanche forse del tutto rendermene conto, qualcosa che effettivamente minava alle fondamenta il senso del lavoro che facevamo, e però era, non so, sai come quando ti scappa di andare in bagno, era qualcosa che in quel momento evidentemente dovevo dire perché non si poteva non riuscivo a rinviare, era in quel momento per me era la cosa più importante da dire e rappresentava il centro, il focus di tutte le cose a cui stavo pensando, e quindi non lo so, avevo questa roba che mi ribolleva dentro e dovevo esprimerla. Forse col senno di poi effettivamente potevo farlo in maniera un po' più circostanziata, preparando prima il terreno, creando un contesto adatto invece che buttare una sorta di molotov in mezzo alla stanza. Però sì, credo che semplicemente fu il punto di arrivo per me di un percorso che era iniziato in maniera più o meno consapevole tempo prima, magari con l'incontro con, che ne so, la facilitazione, la transizione e tanti percorsi che avevo incrociato lungo la strada, grazie in realtà a Italia che cambia, e che mi avevano condotto a fare una serie di riflessioni abbastanza personali che poi sono venute fuori in questa maniera così pirotecnica, in quella famosa assemblea che ha dato origine anche a questo libro. Sì, io appunto... Sì, infatti, scusami, no, perché in tutto ciò appunto però dopo... Quanti anni sono passati? Sono passati diversi anni. Almeno 4 di sicuro. Almeno 4 anni. Forse non ci siamo mai raccontati per bene effettivamente cosa ci passava nelle nostre teste. Sono curioso anche di sapere che cosa è passato in quel momento, forse non sono del tutto, cioè non voglio sapere proprio tutti i dettagli, ma più o meno a grandi linee cosa ti è passato per la testa in quel momento, sì. Esatto, quello che state vedendo adesso è quello, è davvero poi il modo in cui abbiamo anche costruito il libro, cioè Andrea, come avete intuito, per essere colleghi, insomma, eravamo amici fino a quel momento, e abbiamo questo modo di conversare, scherzoso ma anche serio, no? Cioè, quindi ci si confronta e spesso anche ci si scontra su determinate visioni, però sempre, fino a quel momento, avevamo veramente un po' condotto insieme Italia che cambia, il progetto e così via. Quindi per me, adesso io parlo a titolo personale, ci sarebbe il punto di vista anche di tutti gli altri colleghi e le colleghe, ma raccontiamo in questo momento il nostro personale. Io in quel momento mi sono sentito proprio male, perché Andrea per me era appunto la colonna portante del progetto, la persona con cui avevo condiviso tutto, con cui l'avevo costruito, ovviamente anche insieme a Paolo, Alessandra, Francesco, Daniele e tutti gli altri, però... e quindi che lui proprio mettesse in discussione tutto mi aveva fatto stare... mi aveva fatto paura, e anche io ovviamente ho minato le mie sicurezze su questa cosa. Allo stesso tempo, davvero, pochi giorni dopo, ho pensato, trasformiamolo, questa cosa nel problema, la soluzione, che dice la permacultura, che se non conoscete davvero è qualcosa di applicabile a tutti gli ambiti della vita, è stato davvero uno dei più grandi insegnamenti che ho avuto, e quindi quasi da subito, mi sembra che, credo, correggimi se sbaglio, che io ho chiamato Andrea e ho detto, Andrea, facciamoci un libro. No. Io ero rimasto intrippato, scusate la parola dialettale, 1000 anni fa, con sembriamo due arroganti psicopatici, quindi, però con un bellissimo libro dove Truffaut, il regista, intervista Hitchcock, ed è un dialogo tra Hitchcock e Truffaut che discutono di cinema, ovviamente due dei più grandi registi della storia che si confrontano, però chiacchierando amabilmente sul cinema. E io, con tutta l'umiltà e i dubbi paragoni del caso, ho detto, potremmo fare una cosa simile, cioè senza però avere nessun titolo per farlo, per questo diciamo nel sottotitolo due tipi poco attendibili, detto, confrontiamoci io e te, ci siamo provati, abbiamo cominciato a registrare ore di chiacchiere, questo poi lo raccontiamo anche su il nostro punto di vista, a un certo punto ci siamo anche resi conto che però
No, rischiavamo il delirio di onnipotenza. E quindi, Andrea, cosa succede poi in questo libro? In che modo si è sviluppata questa cosa? Succede che a un certo punto, proprio per evitare di continuare a parlarci addosso in maniera un po' autoreferenziale, nel senso che per un pezzo era effettivamente interessante, dopo una prima parte di dialogo fra di noi ci siamo resi conto che non riuscivamo ad andare oltre a un certo punto. E quindi ci siamo chiesti, anzi ci è sembrato molto interessante per noi, e quindi ci siamo detti che probabilmente lo sarebbe stato anche per chi eventualmente avesse voluto leggere questo libro, approfondire altri punti di vista, capire come questi concetti di bene e male, come i valori si ripercuotono sulla società, sulle scelte che facciamo da tanti punti di vista. Allora abbiamo iniziato a fare un elenco di varie persone, di vari esperti che conoscevamo o che sapevamo che esistesse, che esistevano sostanzialmente, che sono appunto psicologi, filosofi, sociologi, giuristi, antropologi, artisti, educatori, biologi, persone dell'ambito più spirituale, insomma, tanti punti di vista, tutti quelli che sono venuti in mente, tra l'altro andando a pescare persone che comunque sono delle autorità nel loro campo, insomma, non siamo andati nel bar sotto casa a chiedere al primo che passava, per vedere come appunto il bene, il male, i concetti dei valori si esplicano in tutti questi punti di vista e che cosa vogliono dire, perché ad esempio sono nati e si sono evoluti nell'uomo, se esistono anche in altre forme di vita, che valore hanno nelle varie società diverse nel mondo, che valore hanno per la legge, insomma, tutti questi punti di vista attraverso delle interviste. E abbiamo fatto una serie di interviste e mentre intervistavamo le persone ci siamo accorti che in realtà anche la nostra riflessione poi andava avanti, si arricchiva, i nostri punti di vista cambiavano, e questa è un po' insomma, tutta l'evoluzione del libro che, forse non l'abbiamo ancora detto, si chiama Il bene, e il male esistono, punto interrogativo, inchiesta di due tizi curiosi e poco attendibili. Insomma, il fatto che siamo poco attendibili lo dico nelle nostre facce, però siamo anche molto curiosi e ci siamo rivolti invece a persone fortunatamente molto 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 attendibili, e quindi non lo so, credo che sia venuto fuori un lavoro interessante. Io sono molto soddisfatto, non so cosa ne pensi te, Daniel. Anch'io, scherzi a parte, è stato davvero un percorso incredibile, un incontro e una messa in discussione costante anche di quello che apprendevamo, perché poi c'erano punti di vista anche molto diversi tra loro, da chi parlava di etica assoluta a chi diceva invece tutto relativo, dalle conseguenze del mondo degli animali, appunto a quello spirituale, insomma, sacerdoti buddisti, grandi artisti, quindi davvero è stato un percorso tra l'altro molto lungo, è durato 3 anni questa ricerca, perché dai primi incontri fatti in montagna a casa mia a tutto questo percorso, insomma, che è finito pochissimi mesi fa, l'ultima intervista di pochi mesi fa. E quindi l'altra grande domanda, che però ovviamente di cui non vi svegliamo la risposta che scoprirete nel libro, è che cosa è successo all'Italia che cambia, che cosa è successo al nostro rapporto, che cosa è successo nella nostra vita. Io ho cercato più volte di far fuori Andrea, probabilmente, chissà, non lo so. Comunque siamo ancora qui, lo scoprirete leggendolo e intanto vi ringraziamo per il vostro tempo e speriamo davvero che avrete modo di approfondire questo argomento e che in generale sappiate se e come il bene e il male influenzano la vostra vita. Grazie. Grazie.